La magia del circo è il filo sospeso di un trapezista, la faccia buffa di un clown, sono le luci e i colori che fanno di un tendone la culla dei sogni. Ed è una magia che si può imparare, per questo nasce a Bari Circo Botero, la prima scuola di arti circensi e teatrali in Puglia. Sarà inaugurata sabato sera nel quartiere Carbonara, vicino allo stadio San Nicola. Il nome Circo Botero, ispirato da Claudio Madia, storico volto dell'Albero Azzurro che a dicembre scorso ha fatto visita all'associazione barese Un Clown per Amico, è un omaggio alle tele del pittore colombiano Botero sul mondo del circo. Quadri che aiutano a veicolare un messaggio importante. Anche un bambino, goffo o corpulento, non solo è parte integrante nel circo, ma può diventare la colonna che sostiene il peso di tutti gli altri. Il progetto educativo di Circo Botero è una proposta pedagogica che utilizza come strumento il potenziale creativo e socializzante delle arti circensi. I corsi trimestrali sono divisi per fasce d'età fino ai 18 anni e ci sono anche laboratori di teatro in cui i giovanissimi potranno mettere in luce le loro qualità più nascoste. Il circo non è solo divertimento ma anche socialità, una maniera per affrontare eventuali disagi nei rapporti interpersonali. A promuoverla è l'associazione Un Clown per Amico che lavora sul territorio collaborando con le scuole per veicolare il messaggio che il circo è un'attività per tutti, anche per chi non sembrerebbe portato a prima vista per indole o fisico. È un momento di gioia per la nostra comunità che si arricchisce di una nuova sede, perché la realtà rappresentata dagli uomini e le donne che danno vita a questa esperienza è già un patrimonio di tutta la comunità cittadina ed è stato protagonista delle ultime due edizioni del settembre della creatività giovanile che ha coinvolto giovani di mezza Europa portandoli a Bari proprio per confrontarsi in materia di arti circensi e di arti di strada.